Bella raga, aggiornamento della situa, continuiamo a parlare di fragranze di nicchia e fragranze di lusso. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono William, vivo in Inghilterra e proprio su questo canale YouTube, come piace a voi, parliamo di fragranze di nicchia, di lusso, fragranze ricercate. E in questo nuovo video finalmente inizia il mio percorso olfattivo con il brand Boys 1920, un'eccellenza italiana che tanti di voi conoscono, tanti di voi apprezzano e tanti di voi hanno le loro fragranze in collezione. Ovviamente, come potete ben capire, vivendo in Inghilterra, alcuni brand e alcune fragranze per me sono un pochino più difficili da provare, reperire ed eventualmente appunto aggiungere in collezione. Ma sono veramente felice in questo video di parlarvi del mio primo Boys 1920. Qui davanti a voi la fragranza Frammenti. Una fragranza che io devo essere trasparente con voi fin dal principio, quando fu presentata appunto da Boys 1920, io fui veramente ammaliato dalla presentazione. Ovviamente rispetta i canoni appunto dei flaconi, del design di tutte le fragranze di Boys 1920, però non so, questa artigianalità in questi, non so, pezzi d'oro, questi frammenti appunto attaccati sul flacone, io me ne fui innamorato. E senza leggere magari le note o la famiglia olfattiva, io dentro di me dicevo: questo è veramente un Boys 1920 che avrei voglia di provare. Finalmente anch'io, vivendo oltre manica, ho provato questa fragranza, ma non perdiamo altro tempo, andiamola a vaporizzare e parliamone un po' apertamente. Ovviamente tanti di voi la conoscono, ma questo non è un buon motivo per saltare questo video, perché da collezionista e comunque appassionato di fragranze che vive all'estero, vi voglio dare anche un po' il mio punto di vista, quindi una recensione in stile I profumi della situa. Quindi iniziamo subito a vaporizzarla. Ma prima di tutto godiamoci la meravigliosa presentazione di Frammenti, veramente bellissima. Unisce un po', diciamo, anche l'artigianalità italiana. Io questa è una cosa che apprezzo, infatti ogni flacone appunto di Frammenti non è uguale magari a quello che un vostro amico, un vostro parente può avere, perché appunto c'è un processo appunto di creazione che è unico per ogni flacone, inevitabilmente, ragazzi, ed è veramente bellissima. Applichiamola subito, perché è una fragranza che veramente a me regala tante bellissime emozioni. E la cosa bella di questa fragranza, mamma mia che spettacolo ragazzi, è che la presentazione è veramente, cioè rappresenta quello che poi troviamo dentro, ok, al flacone. È una fragranza fiorita bellissima, ma non è semplicemente una fragranza fiorita, ok? Abbiamo un'apertura agrumata bellissima, abbiamo questo pompelmo, sento questa parte luminosa bellissima di limone, bergamotto, estremamente energizzante. Poi abbiamo questo ribes nero che per me, ragazzi, veramente ultimamente si va trovando sempre più nelle fragranze e io lo apprezzo tantissimo, mi piace veramente veramente tanto, dà veramente quella profondità, non è solo un fruttato luminoso, è anche un po' profondo, mi piace da morire ragazzi. E il team di Boys, ragazzi, con questa fragranza non ha creato semplicemente un'apertura fruttata, sì, già sentita e quant'altro, ma grazie all'unione di questa parte fiorita, di questo bouquet fiorito, di questi agrumi, di questi frutti, hanno voluto, secondo me, e si sente veramente al naso, creare un nuovo odore che è fenomenale, a me piace davvero tantissimo. E ci tengo a dire una cosa, perché la presentazione, il flacone, che sono sicuro voi state apprezzando in questo momento, rappresenta davvero, a mio naso almeno, le tre fasi appunto di sviluppo dal punto di vista olfattivo di questa fragranza. Infatti abbiamo dei flakes appunto dorati, altri diciamo un po' più scuri, altri un po' più chiari, però tutto è su fondo bianco. E questo è molto importante, perché per spiegarvela nel miglior modo possibile, troviamo essenzialmente tre fasi di sviluppo di questa fragranza. In apertura c'è questa parte fruttata che sicuramente va un po' a vincere sulla parte fiorita, senza ombra di dubbio, bella luminosa e bella succosa soprattutto, con questo pompelmo ribes nero, molto bella, molto luminosa. Poi andiamo verso, essendo che questa parte fruttata, comunque i frutti possono essere dolci, c'è questa parte zuccherina e potrebbero andare, diciamo, essere troppo dolci, abbiamo una parte fiorita che va un pochino a equilibrare, ok, questa parte fruttata che abbiamo in apertura, che è meravigliosa, ragazzi. E cosa va? Va a rinfrescare, ok? Quindi tutta questa bella parte succosa, zuccherina, va rinfrescata da questa parte fiorita. Abbiamo del geranio bellissimo, c'è della rosa,
ci sento anche un po' dei fiori bianchi che vanno un po' comunque ad attenuare questa bellissima parte fruttata e la vanno a completare, ok? Ma la parte bellissima è che tutto è reso cremoso e anche leggermente dolce da un fondo veramente meraviglioso. Ci sono dei legni brillanti e cremosi e poi un touch di vaniglia che veramente va a rendere questa fragranza cozy, come si dice qua in Inghilterra, bella calda, avvolgente, bella, confortevole, ma non troppo, da non rompere questo equilibrio. Quindi veramente una fragranza che mi ha sorpreso in tutte le tre fasi, insomma, di sviluppo dal punto di vista olfattivo, ed è una fragranza che consiglio davvero di provare. A tutti coloro che magari piacciono le fragranze fruttate, però gli piacciono anche un po' quelle sfumature fiorite, le fragranze leggermente calde, perché questa non è una fragranza calda che non ti fa respirare, è una fragranza equilibrata veramente alla perfezione. Prima di passare alla nostra consueta seconda parte, dove parliamo di prezzo, prestazioni, versatilità, complimenti di questa fragranza, cerchiamo di rispondere a una domanda che sono sicuro tanti di voi appunto sarà venuta in mente guardando questo video, ovvero: William, ma la fragranza Frammenti del brand Boys 1920 è una fragranza completamente unisex? Può essere indossata sia dal pubblico maschile che dal pubblico femminile? Ragazzi, la risposta è assolutamente sì. Devo essere onesto con voi, dal principio, quando questa fragranza fu presentata, diciamo, io avevo pensato che questa fragranza fosse un pochino più per il pubblico femminile, ma dopo averla provata, ed è per questo che è stata aggiunta anche in collezione, posso dirvi che è una fragranza che anche il pubblico maschile può indossare senza problemi. Dipende ovviamente dove siete nel vostro percorso olfattivo, ragazzi. Se siete magari in un percorso dove vi piacciono le fragranze, non so, cuoiate, fumose o magari animali, che potreste non riuscire magari ad apprezzare una fragranza candida come Frammenti, che è bella fruttata, bella fiorita, però questa come tutte le altre della categoria, ok? Bisogna essere in un percorso olfattivo, a uno stadio del vostro percorso olfattivo, dove riuscite ad apprezzare fragranze fiorite e fragranze fruttate, e questa secondo me è perfetta per iniziare magari una bellissima deviazione del vostro percorso olfattivo. Quindi sì, secondo me è una fragranza completamente unisex, sì, assolutamente, sia il pubblico maschile che il pubblico femminile può godersi questa meravigliosa creazione. È arrivato il momento di parlare di prezzo, prestazioni, versatilità, complimenti di questa magnifica creazione, iniziando appunto magari dal prezzo e dal formato. Singolo formato da 100 ml per un prezzo di 250 euro, quindi sicuramente un prezzo premium, però secondo me qui la qualità c'è, ragazzi, e io onestamente penso che sia un buon rapporto qualità-prezzo. Una fragranza estremamente versatile, ragazzi, perché è un DNA sicuramente ricercato, però non banale, che si adatta alle più disparate, appunto, situazioni. Immaginate, non so, che volete andarci in ufficio? Io, ragazzi, me la sono portata in ufficio e ho fatto un figurone, perché è una fragranza che veramente ha una buona proiezione, però non va a disturbare gli altri, ragazzi. Il tipo di DNA è comunque un DNA morbido, soffice, ok? Quindi è una fragranza che sicuramente ha le sue performance, ha la sua scia, la sua proiezione, però è perfetta con, ovviamente, gli spruzzi adeguati, ragazzi. Non fatevi 20 spruzzi di questa fragranza, perché potreste appunto intossicare la stanza dove lavorate, ma appunto con i giusti spruzzi, 2-3 spruzzi, Frammenti è una fragranza perfetta per l'ufficio. L'ho provata e onestamente ha attirato consensi, quindi ne sono molto molto contento. Poi qua in Inghilterra far sentire anche un po' questi DNA italiani, insomma, fa piacere agli inglesi, ok? Poi se siete vestiti bene, ragazzi, veramente questa è una fragranza che vi eleva a un livello successivo. È una fragranza che sì, si è adatta alle più disparate situazioni, però ragazzi, vi consiglio comunque, non dico un outfit estremamente formale, per carità, è una fragranza versatile, quindi anche con una polo sicuramente ci può stare anche bene. Se potete mettervi una camicia, secondo me ancora meglio. Perfetta per me, secondo me, per la sera, ragazzi, per un primo appuntamento, non so, andate in un pub a bervi una birra, soprattutto qua in Inghilterra, insomma, ragazzi, venerdì sera, questa è una fragranza che veramente da venerdì sera, ecco. Perché è una fragranza che anche magari nelle sere londinesi, soprattutto adesso che è un po' più umido, un po' più fresco, questa è una fragranza che comunque, diciamo, combatte anche le temperature un pelo più rigide, eh? Perché ha questo fondo cremoso un po' più caldo, che comunque resiste anche alle temperature, diciamo, un pochino più autunnali che stiamo inevitabilmente vivendo. E parlando appunto di questo, parliamo anche di prestazioni, perché io devo essere trasparente con voi, ragazzi. Leggendo comunque la piramide, o avendola provata su Moyette o su pelle prima di aggiungerla in collezione,
era una fragranza che secondo me dentro di me ho detto qua ci faccio 4 ore, fatte bene, ma non pensavo di andare oltre le 4 ore. E invece me le sono spruzzato, devo essere onesto, non ho contato gli spruzzi, però diciamo ho fatto un full wear fatto veramente bene, ho evitato di applicarlo diciamo sul davanti per non diciamo intasare il mio naso e comunque non riuscire più a sentirla, quindi l'ho spruzzata solo sul collo, dietro, comunque sui polsi e quant'altro, come voi sapete bene. Ed è una fragranza che si è fatta veramente delle bellissime 6 ore, ragazzi. Che l'ho sentita io, l'hanno sentita anche gli altri, ovviamente in un ambiente d'ufficio e comunque a pranzo con i colleghi e quant'altro. E poi quando sono uscito, inevitabilmente ho ripreso la macchina per tornare a casa, la sentivo ancora addosso a me. Non era uno skin scent, ma era diciamo nella modalità diciamo media, ok? Che comunque te la fa ancora godere, però comunque sei in macchina, stai tornando a casa, ti vai a fare una doccia, non vuoi una fragranza che diciamo proietti troppo, vuoi comunque quella bella sensazione un pochino calda, un pochino cremosa, avvolgente, che ti fa ricordare appunto quando hai applicato questa fragranza, ma non vuoi appunto che sia troppo, okay? Che ti dia fastidio alla fine di una giornata. Insomma, io mi sono trovato benissimo sia col DNA, con le 3 fasi di questa fragranza di cui abbiamo parlato precedentemente. Il prezzo ovviamente, ragazzi, sta anche a voi decidere se è un prezzo congruo insomma alle vostre, alla vostra collezione, in base alle fragranze che volete comprare in quel periodo. Quelle sono ovviamente delle scelte personali, però io diciamo sono rimasto veramente contento a livello di prestazioni, a livello di DNA, a livello di presentazione, ragazzi, perché inevitabilmente, ripeto sempre, la paghiamo, quindi la dobbiamo anche giudicare. A me è una fragranza che piace, quindi mi sento davvero di consigliarla. Prima di salutarci, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché alcuni di voi guardano i video ma non sono ancora iscritti. A voi non costa niente e a me fa davvero tanto tanto piacere. Lasciatemi un commento se conoscevate questa fragranza, se vi ritrovate insomma con la mia descrizione, con i miei apprezzamenti, o anche se insomma non vi trovate con quello che ho detto. Mi fa molto molto piacere aprire un dibattito. Leggo tutti i commenti e rispondo davvero volentieri. Se non mi seguite anche su Instagram e su TikTok, beh, trovate il link qua nell'info box. E noi, come di consueto, ci vediamo a un prossimo lussosissimo video.